l'anno di mattina. Non speri nei dischi volanti, sarebbe un fatto troppo interessante. E il triangolo delle Bermude? Non vorrà certo negare che esista. Lo nego, certo. Non esiste nessun triangolo delle Bermude. C'è solo il triangolo ABC che è uguale al triangolo A1B1C1. Non avverte quale triste noia era chiusa in queste affermazioni? Il Medioevo, quello sì che era interessante. Pentiti, abbandona il tuo orgoglio, umiliati davanti a Dio e alla Chiesa. La proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Ti stanno lasciando a piedi. Hai perso la corriera. Adesso un'altra chissà quando passa. La differenza fra, diciamo, Platone e Nietzsche e l'uomo medio è maggiore di quella che esiste fra lo scimpanzé e l'uomo medio. Il regno del vero spirito, del vero artista, del santo, del filosofo, sono in pochi a raggiungerlo. Perché così pochi? Lei non ha capito niente, perché è un uomo medio, è così? Beh, sì. Ma lei non sa cos'è un uomo medio? È un mostro. Un pericoloso delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Il mondo che siamo costretti ad accettare è falso e niente è vero. Ogni cosa è possibile. Scoprendo cosa amiamo, scopriremo tutto ciò che odiamo, tutto ciò che sbarra la strada ai nostri desideri. Il comfort non sarà mai comfort per chi cerca ciò che non è sul mercato. Un interrogatorio sistematico sull'idea di felicità. Recideremo le corde vocali di chi ha voce in capitolo, strapperemo i social symbol fuori dallo specchio, svaluteremo la moneta della società. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squappi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no, e Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo. Non è peggio di noi. Lui è tutta azione e niente teoria. Noi siamo tutta teoria e niente azione. Guarda, te lo dico per la prima e l'ultima volta. Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichica, a contatto con gli altri, no? Cioè in questo mondo cosmico, panteistico, naturalistico, no? Cioè un mondo in cui è l'amore che vince e il male che perde. Sentito, vengono in pace. Bye.
Stavo pensando, Thompson. E se per caso gli alieni potessero impossessarsi dei corpi umani? Apparirebbero come noi, o quasi. Non ci avevo pensato, signore. Dobbiamo stare attenti a qualunque segno sospetto. Potrebbero essere dovunque, perfino... qui dentro. Non ci accorgeremmo nemmeno dell'inizio dell'attacco. È spaventoso, signore. Non vada in paranoia. Ora ci scostiamo lentamente verso l'uscita. Finalmente ci incontriamo, signor Presidente. È iniziato, lo sapevo. Non mi prenderete mai vivo. Insomma, aiutare l'essere umano a dare una risposta ai propri bisogni fondamentali, che sono pochissimi, pochi. Sono questi tre: avere un'abitazione, mangiare, avere un bere, lavoro, dormire, contratto nel tempo, cioè 3 ore al giorno, e poi poter godere del fatto di essere vivi, di esserci. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. Questo lo devo dare a voi. Che cazzo vuoi? Chi sei? Ale, raggiungo una virtù. Vuole sentire? No, senta, senta. Che cosa sento? Senta col naso. È odore di santità. Ma pezzo di merda, vai a lavorare! Voglio vivere, voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai a New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre modi diversi da pensare.